Streghe e Folletti, viaggio nella Valle Nera a Romano d'Ezzelino, dove fantasia e realtà si intrecciano e si confondono. Io ho 88 anni e quando ero giovane, che passavo spesse volte o quasi tutti i giorni, ne ho sentito gridare, chiamare e visti anche. Streghe, fate malvagie, folletti dispettosi e spiriti maligni popolano, infestano boschi, si nascondono negli anfratti più bui, nei dintorni di Romano d'Ezzelino, la Terra Nera, dove la leggenda si intreccia con la storia. Questa terra è chiamata Terra Nera perché qui ebbe i natali Ezzelino III da Romano, personaggio sanguinario narrato dalle cronache medievali. Acerrimo nemico della Chiesa, di lui si dice che ammazzò nel corso della sua vita più di 50.000 persone. Dell'antico castello di questo tiranno sanguinario rimane solo una torre ricostruita in cima col Bastia. Da qui Ezzelino III da Romano partì alla conquista del Veneto e parte della Lombardia, seminando terrore e distruzione, come canta Dante nella Divina Commedia. In quella parte della terra brava, italica che siede tra Rialto e le fontane di Brenta e di Piava, si leva un colle. Dante incontra Cunizza, la sorella di Ezzelino, che racconta delle depravazioni di questo territorio. Da qui, scrive Dante, Ezzelino partì incendiando la Marca Trevigiana e conquistando il territorio che oggi noi definiamo come Nord-Est, ma partì soprattutto la sua leggenda e la brutalità di quello che oggi noi consideriamo il più sanguinario dei tiranni. Si racconta che il fantasma di Ezzelino da Romano sia presente in molti luoghi in questa terra, ma in particolare nella valle di Santa Felicita, dove nelle notti di tempesta guidi manipoli di streghe tra stridori di catene. Valle di Santa Felicita, la Valle Nera. Le creature malvagie sono confinate al di là del Sacello. Oltrepassarlo significa varcare la soglia dell'altro regno. Le streghe lanciano la malvista, il malocchio. Se uno ha una forte personalità, può affrontarla con il contraccolpo, altrimenti paga il riscatto con uova o comunque con quanto può permettersi. Siamo un gruppo di persone che ci siamo appassionati a queste storie misteriose, alle tradizioni della nostra terra. Amiamo travestirci in vari personaggi e adesso oggi siamo delle streghe. Tradizioni e leggende che rivivono nelle rappresentazioni teatrali e nei racconti degli anziani. Tra loro c'è chi sostiene non siano solo credenze popolari. Ombre favano luci, voci. Alle volte si vedeva queste ombre che si muoveva, alle volte si sentiva solo quella voce. Mi hanno detto che lei ha visto il serpente Galletto. Sì. Com'era? Lungo 60 centimetri, grosso come più di una mano di scopa, con tre creste in cima a testa qua, come un gaito piccolo nano. L'ho sentito cantare. Tra le creature dell'altro regno ci sono anche loro, i sanguanei, i folletti dispettosi. Bah! Sol sangue nel barche, e che ligo e coe, ai vacche, acche acche, uii! Questa valle, come tutta la pedemontana veneta, brulica di sanguanei, salbanei, silvani, folletti dispettosi dei boschi, annodano code alle vacche, fanno stremare i cavalli di notte, oppure sono in grado anche di rapir bambini. La magia e le creature del mondo sotterraneo e fantastico si dissolvono al sorgere del sole e la Valle Nera torna ad essere semplicemente la Valle di Santa Felicita. Perché ricordate Putel, che col gai canta, tutto se desfanta.
perché i spiriti di notte, i vivi dal battere dell'Ave Maria, fin al primo canto del gallo. Così qui sente il canto del gallo e pensa che sia di. E va, sono sicuro e sono i rostri.